Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia e con fantasiastore.it, dove se inserirete il codice Arconte del Crogiolo 19 riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo tornati in questo secondo video confronto dove andremo a prendere in esame il segnavincoli che possiamo trovare all'interno della Premium Box della terza espansione di Keyforge Mondi in Collisione e il Keyforge Premium Centre Hacker di casa Gamegenic. Quindi andiamo subito a vedere quali sono i pro e i contro di entrambi. Eccoci qui con i due segnavincoli, quello che possiamo trovare all'interno della Premium Box di Mondi in Collisione e il Premium Centre Hacker di casa Gamegenic. Però prima di fare il Premium Chain Tracker volevo iniziare da il segnavincoli che possiamo trovare all'interno della Premium Box. Quindi mettiamo tutto da parte e iniziamo con il dire che questo segnavincoli è davvero un qualcosa di spettacolare. Partendo dalle linee, dal colore e dal fatto che esteticamente è davvero ben fatto. Già dall'inizio, quando avevano annunciato l'uscita della Premium Box, l'aspetto di questo segnavincoli mi aveva più che colpito, infatti ho deciso di acquistarlo proprio per averlo nella mia collezione. Magari un giorno dovesse iniziare a rompersi, potrò sostituirlo con il suo degno sostituto che fra un po' andremo ad esaminare. Questo segnavincoli, una volta che andrete ad acquistare la Premium Box, non lo troverete montato, ma lo troverete all'interno di quei cartoncini quadrati dove ci sono anche tutti gli altri segnalini che sono utili per giocare una partita in coppia. Questo sta a significare che questo segnavincoli è da assemblare, quindi procedete con cautela perché anche durante l'assemblaggio potrebbe capitare che magari si stacca o si storce qualche pezzo e quindi potrebbe rendervi inutilizzabile il segnavincoli, quindi procedete con cautela. Passiamo però un po' più nel dettaglio, andiamo a vedere come si comporta questo segnavincoli mentre stiamo giocando. Si comporta ovviamente come un semplice segnavincoli, va preso e messo sul mazzo una volta che noi avremo accumulato un vincolo, due vincoli e così via, prendendoci in memoria ovviamente del fatto che dobbiamo scontare una penalizzazione durante la nostra fase di pescata. Andando a vedere il quadro che può essere visibile attraverso questa finestrella, non so se potete notarla, ma c'è una finestrella forse in controluce, ecco, così si vede perfettamente. Possiamo andare a vedere quante carte dobbiamo pescare e sopra qui abbiamo il numero dei vincoli che possediamo. Il quadrante è suddiviso in quattro settori che vanno giustamente a segnalarci quante carte in meno dobbiamo pescare ogni turno, quindi avremo meno 1, meno 2, meno 3 e meno 4. Se avete fatto caso, ogni settore diviso da una linea più sottile, a parte il settore che divide il meno pescare una carta e il meno pescare quattro carte. Ecco, questa linea più grossa rispetto alle altre sta a significare che non abbiamo vincoli, quindi non dobbiamo scontare nessuna penalizzazione. Infatti qui in cima c'è scritto 0. Chiaro segnale che ovviamente non abbiamo giocato carte che ci danno penalizzazioni. Ma se andiamo a spostare da 0 a un vincolo, perché magari abbiamo giocato un alzati, le due dentellature che si trovano proprio al di sopra del perno che fa girare tutta la struttura e al di sotto del vincolo, ci segnaleranno automaticamente che dobbiamo andare a pescare una carta in meno durante la nostra fase di pescata. Stessa cosa succederà quando dovremo andare ad affrontare la penalità del settimo vincolo, che ci porterà a pescare meno due carte. Idem con patate per quanto riguarda il tredicesimo vincolo, che ci porterà a pescare meno tre carte, per arrivare all'ultimo stadio della penalizzazione con il nostro diciannovesimo vincolo, che ci porterà a pescare meno quattro carte, fino ad arrivare al massimo numero dei vincoli, che è 24, che è segnalabile all'interno del Centrager. Di solito quando una persona si costruisce un segnavincoli rotante così come questo ha il problema del perno, ovvero il perno è troppo lasso e quindi andando a muovere il segnavincolo il vincolo si muove in automatico facendo perdere traccia dei vincoli che il giocatore ha accumulato durante la partita. In questo caso, essendo cartone duro su cartone duro, l'attrito è esagerato, infatti anche per girare il segnavincolo per segnalare quanti vincoli noi abbiamo fa resistenza, fa molta resistenza, potete sentire il rumore.
Il rumore che avete appena sentito, se lo avete sentito, vi fa capire che questo segnavincolo è vero che magari può essere molto meno resistente, quindi più fragile rispetto all'altro, ma il proprio lavoro comunque lo fa egregiamente. Infatti, se noi andiamo a mettere un vincolo a caso, ad esempio 7, se lo prendiamo pollice e indice sul suo perno e lo andiamo a muovere, 7 rimarrà. Questo ovviamente è un punto di forza enorme per questo segnavincolo. E ora passiamo a vedere il Keyforge Premium Chain Tracker. Andiamo a vedere l'altro segnavincoli di casata Gamegenic. Lo apriamo. Si trova all'interno di una doppia bustina ed eccolo qui, sempre ovviamente di casata Sanctum. Ho voluto rendere onore a questa grandissima casata che purtroppo ci ha abbandonato per questa espansione, quindi è una cosa momentanea. Volevo ricordarla a tutti i giocatori di Keyforge, ma non voglio divagare, andiamo subito a vedere le caratteristiche di questo segnavincoli, partendo dal fatto che è fatto di materiale completamente diverso. Infatti è fatto in acrilico e stampato con alta qualità. Infatti il suo materiale è plasticoso. È una plastica, adesso non so francamente che materiale è, mi sembra di aver capito che è di acrilico, ma ve lo dirò ovviamente con più certezza quando andremo a vedere i pro e i contro. Partiamo subito dal fatto che non c'è lo zero in questo segnavincoli, si parte da 1 dove noi andiamo a pescare una carta in meno e subito dietro abbiamo i 24 vincoli con le 4 carte pescate in meno. Questo potrebbe sembrare un piccolo difetto che va a penalizzare questo segnavincoli a quello che abbiamo precedentemente visto, ma neanche tanto. Perché? Perché quando noi andiamo ad utilizzare il segnavincoli, noi sicuramente abbiamo dei vincoli che dobbiamo smaltire e quindi partiamo da 1, non partiamo da 0, altrimenti il segnavincoli non servirebbe. Quindi, tralasciando il fatto che non ci sia lo 0, possiamo vedere la stampa del segnavincolo. È ovviamente presente per ogni casata del crogiolo e non solo per Sanctum. Io ho voluto prenderlo per Sanctum, uno per salutarli come si deve e due perché sono innamorato della casata Sanctum, quindi voi potete scegliere il segnavincoli della casata che più vi piace. Andando a vedere le caselle dove sono riportati i vincoli e il numero di carte che dobbiamo pescare in meno, notiamo che nella prima fase dove noi andiamo a pescare una carta in meno il colore è verde. Passando invece dal sesto vincolo al settimo vincolo, il colore cambia da verde a giallo. Procedendo ancora, andiamo a vedere che man mano che accumuliamo vincoli, il colore si scurisce e arriviamo a 13 vincoli dove abbiamo un arancione abbastanza chiaro che ci indica che stiamo entrando nella fase di pescaggio dove noi andiamo a mettere 3 carte nella nostra mano invece che 6. Procedendo ancora e ancora, vediamo che i colori si scuriscono sempre di più fino a quando non arriviamo al 19° vincolo dove il colore inizia a diventare un rosso non troppo acceso, ma che comunque indica un pericolo perché andiamo a pescare soltanto 2 carte ad ogni turno, fino a quando non arriviamo al 24° vincolo dove il colore è diventato di un rosso acceso e questo ci sta a significare che per 24 turni, quando noi non abbiamo la possibilità di pescare, avremo sempre il malus delle meno 4 carte in mano. La cosa che mi piace tantissimo di questo segnavincoli è che anche nelle varie sezioni il colore cambia di tonalità e questa cosa mi ha colpito particolarmente perché anche questa cura nei dettagli mi ha fatto capire che c'è stato del lavoro dietro, lavoro che è stato meticoloso anche per quanto riguarda la stabilità del segnavincoli. Infatti, essendo comunque plasticoso e quindi un materiale che plastica su plastica tende a slittare, non si lascia spostare così facilmente. Infatti, proprio come abbiamo fatto con l'altro segnavincoli, andiamo sempre a prendere con il nostro pollice e il nostro indice lì dove c'è il fulcro, andando ovviamente a segnalare un vincolo con meno 1 carte, muovendolo. Il vincolo rimane a 1. Ogni tanto il perno cede, giustamente perché non ha la stessa presa che potrebbe avere su un cartoncino duro, ma andando a fare un minimo di pressione il segnavincoli torna stabilissimo. È proprio come abbiamo fatto con l'altro segnavincoli, andiamo a sentire il rumore che fa quando andiamo a modificare il vincolo. È completamente inudibile, quindi anche silenzioso, non dà fastidio, ovviamente neanche l'altro segnavincoli dà fastidio quando lo andiamo a spostare, anzi, persone come me preferiscono sentire un minimo di rumore piuttosto che niente, ma questo è per farvi capire come è stato strutturato bene questo segnavincoli rispetto a quell'altro.
andando a confrontare le dimensioni, possiamo vedere che il segnavincoli della GameGenic è leggermente più grande rispetto a quello che possiamo trovare dentro la Premium Box. Questo però potrebbe darci problemi sia per un segnavincoli che per l'altro, visto che se andiamo a prendere come portamazzi il Volt, questo segnavincoli potrebbe andare a romperci le scatole perché è della stessa dimensione, stessa identica dimensione di una chiave di metallo. Stessa cosa potrebbe capitare con quest'altro segnavincoli, anche se il Volt l'ho preso, devo ancora vedere se dentro ci va perfettamente, ma non credo che sia uno che l'altro possano essere compatibili con il Volt se vogliamo portarci dietro le nostre chiavi di metallo. Quindi questo sta a significare che se vogliamo portarci due segnavincoli dietro e vogliamo integrarlo all'interno del Volt, non possiamo portare le nostre chiavi di metallo, ma bensì quelle di cartone duro. Se invece vogliamo dare spazio alle nostre chiavi di metallo, i due segnavincoli dobbiamo lasciarli a casa. Quindi dopo questa piccola analisi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro di questi due segnavincoli. Il rapporto è di 1 a sconosciuto. Perché? Perché il segnavincoli di casa GameGenic è disponibile intorno agli 8 euro ed è venduto singolarmente, mentre per ottenere il segnavincoli del Premium Box occorre acquistare il Premium Box e tutto ciò che esso contiene, che è disponibile intorno alle 40 euro. Potreste comunque tentare di cercare questo segnavincoli sul mercato secondario e sperare di trovarlo ad un prezzo accessibile. In caso non doveste trovare niente di disponibile o se vi ritroverete davanti a prezzi esorbitanti, vi consiglio di prendere in esame la possibilità di acquistare l'intero Premium Box per beneficiare anche di tutto il resto del contenuto che troverete in esso. La struttura del segnavincoli di casa GameGenic è solida e di qualità. Già dal tatto si sente che appartiene a una categoria totalmente diversa rispetto al segnavincoli che troviamo nel Premium Box, sia a livello di assemblaggio che a livello di materiali. Questo fa di lui un oggetto affidabile e meno esposto al deterioramento temporale. Stessa cosa non si può dire del segnavincoli del Premium Box, che essendo meno stabile, più fragile, è più soggetto al danneggiamento da urto e sfregamento e soprattutto è molto più soggetto a deterioramento temporale. Costruito in acrilico e stampato ad alta qualità, il segnavincoli della GameGenic è molto più solido e resistente a tutti gli agenti ambientali che circondano un giocatore. Impermeabile all'acqua e allo sporco meno ostinato, il segnavincoli in acrilico rappresenta una soluzione sempre verde per qualsiasi giocatore. Il segnavincoli della Premium Box invece è stampato su cartoncino duro e rappresenta più uno sfizio personale che una soluzione da portare sempre con sé. Permeabile all'acqua, che rappresenta il suo più acerrimo nemico e sensibilissimo a ogni tipo di sporco, il segnavincoli della Premium, a mio parere, dovrebbe essere usato come sostituto del segnavincolo in acrilico piuttosto che giocare da titolare in una qualsiasi partita. Qui la scelta è stata ardua, ma alla fine ho raggiunto un mio verdetto che vede il segnavincoli della Premium vincitore. Le sue linee e tutta la tonalità che la sua stampa rappresenta lo catapulta nell'Olimpo dei segnavincoli più belli mai realizzati fino ad ora per Keyforge. Ma questo è un mio parere personale, mentre l'acrilico va a gusti a seconda della casata che si preferisce. Diciamo che il segnavincoli in cartone rappresenta una via di mezzo che mette tutti d'accordo, o quasi. Certo è che se fosse stato in acrilico anche lui avrebbe vinto a mani basse per la sua bellezza. A livello di funzionalità, il segnavincoli in cartone regge meglio il numero di vincolo riportato su di esso, essendo strutturato completamente con materiali che tra di loro creano attrito, mentre l'acrilico perde aderenza a causa anche del suo perno che tende ad allentarsi. Ed ecco la prova. Se andiamo a premere il perno, ovviamente il segnavincoli scorre perfettamente, ma a forza di utilizzarlo il perno va ad allentarsi e questo va a ripercuotersi su tutta la struttura, che gira in maniera del tutto libera. Questo vuol dire che la struttura è semovente, quindi dobbiamo sempre ricordarci di andare a premere al centro del segnavincolo per dargli una stabilità. Ma nonostante questa piccola pecca, rimane comunque questo un ottimo segnavincoli. Signori, vi ringrazio per essere stati con me in questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!